Il gioco della chiave di Ida Fink. Avevano appena finito di cenare e la donna aveva tolto i piatti da tavola, li aveva portati in cucina e messi nel lavandino. In cucina la luce, quasi completamente gialla, era ancora più fioca che nell'altra stanza, le pareti butterate dall'umidità. Abitavano qui da 2 settimane, era la loro terza casa dall'inizio della guerra. Le 2 precedenti le avevano abbandonate di corsa nel panico. Poi la donna tornò nell'altra stanza e di nuovo si sedette al tavolo. Erano in 3, lei, suo marito e il loro bambino di 3 anni, Paffutello, con gli occhi celesti. Negli ultimi tempi parlavano spesso fra loro degli occhi celesti e delle guance rotonde del bambino. Lui si teneva ben dritto e guardava il padre, ma era evidente che faceva fatica a reggersi da quanto aveva voglia di dormire. L'uomo fumava una sigaretta, aveva gli occhi arrossati e li sbatteva in modo buffo. Aveva cominciato a sbatterli quando erano fuggiti in fretta e furia dalla loro seconda casa. Era già tardi, le 10 di sera, la giornata era terminata da un pezzo e si sarebbe potuto andare a dormire, ma prima dovevano fare quel gioco, quello che ripetevano ogni sera da 2 settimane, perché non tutto ancora andava per il verso giusto. Finché l'uomo ce la mettesse tutta, i suoi movimenti fossero agili e il corpo flessuoso, c'erano dei problemi proprio a casa sua, non del bambino. Il bambino era perfetto. Vedendo il padre spegnere la sigaretta, ebbe un fremito e spalancò gli occhi celesti. La donna, che in realtà non prendeva parte al gioco, gli carezzò i capelli. «Giocheremo alla chiave ancora una volta, solo per oggi, non è vero?» disse rivolgendosi all'uomo. Lui non rispose, non era sicuro che sarebbe stata realmente l'ultima prova. Continuava a brontolare di 2 o 3 minuti di troppo. Si alzò e si diresse verso la porta che conduceva al bagno. Allora la donna disse piano, drin, drin, imitava il campanello e lo faceva in modo splendido. Il suo drin drin era veramente un campanellino dalla voce sottile ed armoniosa. Al suono del campanello, che squillava così melodico sulle labbra della madre, il bambino balzò giù dalla sedia e corse verso la porta d'ingresso, separata dalla stanza da uno stretto ritaglio di corridoio. «Chi è?» chiese. La donna, lei sola non si era alzata da tavola, serrò le palpebre con un movimento rapido e violento, come facciamo quando ci afferra un dolore improvviso e penetrante. «Apro subito, cerco solo le chiavi!» risuonò di nuovo la voce del bambino. Poi, battendo forte i piedi, entrò correndo nella stanza. Girò di corsa intorno al tavolo, aprì un cassetto della credenza e lo richiuse con fracasso. «Vengo subito, un momento, non riesco a trovarle, non so dove le ha messe la mamma!» gridò a voce molto alta. Avvicinò una sedia, vi si arrampicò e con la mano raggiunse lo scaffale superiore dell'armadio. «Oh, le ho trovate!» diede un urlo trionfante e gioioso. Quindi scese dalla sedia. L'avvicinò di nuovo al tavolo e, senza guardare la madre, con passo tranquillo si avvicinò alla porta d'ingresso. Dal pianerottolo entrò soffiando l'aria gelida e fetida di umidità. «Chiudi, tesoro!» disse piano la donna. «Lo hai fatto davvero in modo perfetto!» Il bambino non sentì le sue parole. Stava in mezzo alla stanza con lo sguardo fisso alla porta chiusa del bagno. «Chiudi la porta!» ripeté con voce esausta e opaca. Ogni sera ripeteva le stesse parole e ogni sera lui fissava ansioso la porta chiusa del bagno. Finalmente la porta cigolò. L'uomo era pallido, il suo vestito ricoperto di macchie bianche di gesso e di polvere. Stava sulla soglia e sbatteva gli occhi in modo buffo. «E allora?» chiese la donna. «Continua a mancarmi qualche minuto, deve cercare di più, mi ci infilo di fianco, ma poi è così stretto lì che per girarsi e deve fare più rumore e battere i piedi più forte». Il bambino non distoglieva lo sguardo da lui. «Digli qualcosa», sussurrò. «Bravissimo piccolo, sei stato bravissimo», disse in modo meccanico. «Sì, sì», esclamò la donna, «sei davvero bravissimo tesoro e non sei per niente piccolo. Ti comporti come un adulto, sei un adulto, non è vero? E lo sai bene che se durante il giorno, quando la mamma è al lavoro, qualcuno dovesse suonare per davvero, tutto dipenderà da te, non è vero? E che dirai quando ti chiederanno dei tuoi genitori? La mamma è al lavoro e papà taceva. E papà?» gridò l'uomo terrorizzato. Il bimbo impallidì. «E papà?» ripeté l'uomo più piano. «È morto!» disse il bambino. E si slanciò verso il padre, che gli stava accanto e sbatteva gli occhi in modo buffo.
ma che era anche morto da tempo per tutti coloro che avrebbero suonato per davvero.